nuovissimo video. Oggi sto portando il meglio sul mio canale del 2018. Parto subito da gennaio e dico che gennaio è il mese in cui ho iniziato a pensare allo show, però nel mentre ho fatto gli ultimi pack opening del WWE Top Slam. Ti so ricordo il gioco, può capire che cosa ho fatto. Dovevo fare anche Elimination Chamber e WrestleMania, quindi febbraio e marzo, ma non l'ho fatto più. Ad aprile inizio il concept dello show e carico i primi due video, che sono gli episodi 0, cioè la processione e le due processioni. L'ultimo ha avuto 551 visual. Maggio arriva l'episodio 0, il Je m'appelle, il famoso Je m'appelle. Sempre a maggio arriva il primo episodio, quello dove c'è il vlog al cima dove andiamo a vedere Avengers. A giugno c'è il vlog dove andiamo a vedere Deadpool. A luglio c'è lo speciale Big Geek. Agosto, il 3 agosto, il giorno del mio compleanno, c'è l'episodio 22 Years Old, in cui celebro il mio video, cioè il mio in cui celebro il mio compleanno, la challenge dei biscotti, la challenge, sarebbe sì una challenge, però più un format mio, che non è andato più avanti, però può ritornare prima o poi per il format, perché è una bellissima. Poi c'è stata una piccola pausa, perché mi sono dedicato al gaming e sono tornato con l'Evolution Game, la famosa rubrica partite con Subway Surfer nel 2016, con apri canale e poi andò a finire male perché non l'ho continuata più, però è uno dei promemoria per il 2019, finire Subway Surfer per Evolution Games. E è iniziato quella con Minecraft, però facevo schifo gli episodi, lagavano molto, quindi sto aspettando. Avrò la possibilità di migliorare il mio PC per andare avanti con Minecraft nelle versioni successive e anche ridurre un po' i tempi se non arriverò mai alla versione 13.0, che sta per arrivare l'anno prossimo. Che più? Ah, e ho fatto che altra cosa, ho iniziato la rubrica anche Road to 5, è una rubrica dove devo arrivare nei giochi stile Clash Royale a livello all'Arena 5. Ora sto facendo Triple Mania, ma mi sono fermato. Sono fermato all'Arena 2, anche se nel gioco sono arrivato all'Arena 3 quasi 4. E vi do, ma giuro che nel 2019 riporterò l'episodio, almeno Arena 3, e poi passare subito all'Arena 4 e 5, e ci finiamo Triple Mania, per passare a un altro gioco simile a Clash Royale. Che più? Poi a novembre, è ritornato fino a ottobre, inizio novembre, è ritornato l'episodio di Making Show, quello l'ultimo, il season finale della prima stagione, dove c'è il vlog di un film che uscirà l'anno prossimo solo su Netflix, ma non vi dico mai il titolo, non ve lo dirò mai. E poi ci sono i saluti finali, i ringraziamenti di chi ha fatto parte dello staff della prima stagione, e ho detto che ci sarà tutto nel 2019. Perché? Perché il 21-12-2018 arriva il promo della seconda stagione e il 23-12 c'è il primo episodio della seconda stagione di Our Making Show. Quindi fino ad ora ho fatto già i primi tre episodi, quindi l'episodio, no, ho fatto già il primo episodio, che è diviso in tre parti, perché non è più strutturato come la Making Show della prima stagione, cioè un episodio dove sono tre rubriche, quindi dura una mezz'oretta, ma la seconda stagione sarà divisa in tre o sbarra quattro parti. Questa sarebbe la quarta parte, che non è stata letta da nessuno, quindi è una sorpresa di fine anno, dove questi piccoli pezzi c'è la rubrica. Quindi l'episodio sarà diviso in parti, che usciranno un giorno sì, un giorno no. L'ho strutturato così. Se vi piace, dite la vostra. E andiamo a finire a fine anno con questo video qua.
che è stato un anno comunque su YouTube fantastico, comunque è nata questa nuova era per me, cioè l'era dello show, che fino al 2000, metà 2017, diciamo fino a ottobre, non c'era proprio questa idea qua. E arrivare poi a realizzarla, almeno la prima stagione è stata comunque una sperimentazione che non dico che andrà bene, però non è andata neanche male. E allora mi sono rifatto con la seconda. Nel gaming, cosa posso dire per il 2019? Il gaming è da migliorare, nel senso che porterò più contenuti in quanto li ho solo portati inizio anno e poi fine agosto, settembre, e quindi poi mi sono bloccato e basta. Mentre per lo show, ovviamente, quello è inutile che dico che c'è da migliorare, perché è da migliorare, lo migliorerò sempre. Sempre, seconda, terza, quarta stagione, quinta, lo migliorerò sempre, diventerà un format, un programma di per sé, almeno questo è il mio sogno, poi non lo so se arriverà mai questo sogno o prima o poi si fermerà. E che dire ragazzi, questo è stato il mio anno su YouTube, quindi sono comunque alla fine felice dell'anno che è passato su YouTube. Potevo fare di meglio come video, nel senso mettere più vi molti video, almeno nel canale di gaming, visto che mo c'è la polvere della mia tele. Che dire, grazie per questo anno passato insieme, grazie per avermi accompagnato fino al 31 dicembre 2018. Buon anno a tutti e buon 2019 anche a voi. Bye, bye, bye. This game without you, without you.